noi dovremmo usare questa roba! Che figo! Non ci credo, ragazzi, lo sto per fare davvero! Quando un video inizia con le valigie vuol dire che è un bel video. In questo momento stiamo andando in Inghilterra, ma per capire il motivo bisogna tornare indietro di qualche mese. Ho trovato su Instagram una cosa che noi assolutamente prima o poi dobbiamo fare, non hai idea. Perché sta cosa si può fare. Ma che cacchio? Vedi sta roba, sta tutta stranissima. Mica sono Tony Stark io. E il problema è un po' il costo. È un po' elevato, praticamente 6.000 euro a persona. Vecchio, io non posso. Questo è altro, per il popolo! Nessuno ha mai portato un'esperienza così, lo dobbiamo al popolo. E c'è un motivo se nessuno l'ha mai portata. Dobbiamo trovare uno sponsor, dobbiamo trovare qualcosa, qualcuno. Incredibile, ma vero ragazzi, ci siamo riusciti. Beh, come avrete intuito, in questo momento stiamo andando a registrare quel video grazie però al Think Bold Fund di Insta360. In pratica sono dei soldi che ha messo da parte Insta360 per finanziare delle idee creative, ma il bello è che sono idee creative che possono venire a chiunque, non solo ai creator. Quindi anche a voi che state guardando questo video. Quindi noi quello che abbiamo fatto è stato proporre questa idea del jetpack a loro e loro ci stanno dando una mano appunto a realizzare e portarvi il video. Abbiamo quindi raggiunto Ermanno in aeroporto e siamo saliti sull'aereo dove ho fatto provare la mia merenda squisita agli altri. Sembra cacca di cane sta roba. Però che schifo. Assaggiata un fico. Sono massi di più peggio. Come fa a piacerti sta roba? A me piace. Una volta atterrati in Inghilterra siamo scesi dall'aereo, ma c'era qualcosa che mancava all'appello. Valigia di Nicola. Mi avete detto? Tu registra, noi ti prendiamo la valigia. Io non l'ho presa la valigia. Cioè, io l'ho messa giù. Ragazzi, dobbiamo correre. Ma che cacchio vai a dire a Nicola che gli prendi la valigia e poi non la prendi? Ma dov'è adesso? Poi no, è ancora sull'aereo. Come sull'aereo? È sull'aereo. Ritorna in Italia. Non è possibile. Se tu lo vuoi, lo farai. Mi lasciare i bagagli qua. Ed è qui che abbiamo scoperto che salire le scale mobili al contrario è la cosa più difficile del mondo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, cazzo, che metteremo 3 anni. Oh, cazzo, mi Madonna, ragazzi, la cosa più faticosa della mia vita. Non correte mai sulla scala mobile, al contrario. Abbiamo trovato delle guardie di sicurezza che ci hanno spedito a parlare con l'ufficio dei bagagli smarriti, dove sostanzialmente ci hanno detto che la valigia era ormai persa e dovevamo provare a tornare il giorno successivo. Nicola, la tua valigia è ufficialmente persa, quindi tu sei senza roba. Io vado in giro nudo oggi. Scopriremo alla fine del video se ritroviamo la valigia di Nicola. 100.000 like, esatto. La valigia ritornerà nel video. Esatto. Vi prego, lasciatela. Intanto lasciate un like di buona fortuna. Adesso dobbiamo trovare la macchina. Infatti qualche giorno prima di partire Ermanno ci aveva prenotato un'auto a noleggio che dovevamo andare a ritirare. Io spero vivamente che ci sia il cambio automatico. Vediamo se c'è il cambio. No! 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 C'è il cambio! Tu l'hai prenotata, bastardo! Per chi non lo sapesse, in Inghilterra si guida letteralmente al contrario. Le macchine stanno a sinistra invece che a destra, eppure il volante e il cambio sono completamente invertiti. E questa cosa ci ha mandati nel panico, creando questo risultato. Sto facendo una rotonda al contrario! Davide era decisamente troppo impaurito e Nicola è andato al suo posto. La mia macchina è un quarto di questa roba qua. Ma queste non sono macchine? Ma c'erano anche prima. Ma che cazzo c'è con le macchine? Ma cacchio! C'è una gang lì! Ma ci stanno osservando, c'è una gang! No, 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 le gang! Oddio, Nicola le scappa! Gang inglese. Le gang scappa! Oddio, tu mi metto la mano qua! Nicola scappa! No, è da retro! Aspetta! È da retro, Nicola! No, 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 togli la luce! Togli la luce, mi chiamano a registrare adesso, non registrare! Piano, piano! Ok, ok. È morto! No, si è morta la macchina! Accendi! No, questo! Vai, vai! Sei in terza! A destra! No, vecchio! No, è morto di nuovo? È morto! Ragazzi, non ce la faccio con queste c***e! C'è un KFC qua, andiamo a mangiare! Fare una mega... Quelli proprio zozzi! Sì, di quelli proprio... La roba più zozza del mondo! Ma quanta roba avete preso, ragazzi? I fagioli del KFC! Mamma mia, che brutto! Ma è invitante! Ma c'è il miele!
bellissimo. Madonna, ma è tipo sbobba. via. Il KFC era a fianco al lungomare e allora siamo andati a visitarlo. Ma mai ci saremmo aspettati di andare contro il vento più potente del mondo. Tornati in macchina, siamo partiti verso l'hotel in cui dovevamo alloggiare. Molto vivo questo posto, pieno di gente, sì, pieno di anima, cioè tutto pieno. Ragazzi, qua non c'è nulla che somiglia a un hotel. Eccolo. Bello. Aspetta, questo è questo The Jory Dragon. È questo qua. Analizziamo. Sì. Allora. Noi dobbiamo andare qui. C'è scritto: please use the other door. E allora noi cosa facciamo? Andiamo all'other door. E cosa c'è scritto? Ah! Please use the other door. Ok. Ok. Stiamo avvicinando. Perfetto, questa è l'altra door. Cosa c'è scritto? Push. Push. E noi cosa facciamo? Push. Non va! Cosa stai chiamando? Questo posto. Non risponde nessuno. Ma non ne va bene. Pensa, in questo momento la cosa che sta meglio ed è più al caldo è la tua valigia, Nicola. Non avendo ricevuto risposte da nessuno, siamo andati nell'unico hotel aperto a quell'ora in tutta la città per chiedere informazioni. Sostanzialmente ci hanno detto che abbiamo perso la nostra camera perché siamo arrivati troppo tardi, quando sul loro sito c'è scritto che noi potevamo arrivare a quest'ora. Fortunatamente questa ragazza ha detto che c'hanno una camera qui dentro, quindi almeno abbiamo un posto dove dormire. How many stars is this hotel? 4 stars. Quanto pare questo è l'hotel più costoso della zona. And we have the most expensive room left. Cioè siamo nell'hotel più costoso della città e sono rimaste solo le stanze più costose, cioè la suite. Dalle stalle alle stelle. Esatto. Una volta acquistata senza alternative la camera più costosa della città, siamo saliti a vederla e ci hanno dato solamente una bottiglia d'acqua in 4 persone. Quella è tutta l'acqua che abbiamo. Sì. Se avete sete c'è anche un po' di questo. Anch'io. Vieni, Armando. Schifo. Per migliorare la situazione. Adesso glielo lasciamo qua. Vabbè, dai. Ci vediamo domani. Passata la notte, era il momento di iniziare un nuovo giorno in terra inglese. Allora, la giornata di ieri, diciamo che è andata. Per solidarietà a tutti quanti abbiamo deciso di rimetterci i vestiti di ieri, visto che Nicola non ha vestiti diversi. Team Puzzoni, andiamo! Oggi noi andremo a fare un'attività molto particolare, ovvero lanciare delle asce. Mentre Nicola... Io andrò in cerca della mia valigia sperando che non sia dispersa in aeroporto. Ragazzi, auguratemi buona fortuna. Andiamo a portare Nicola in stazione. Nicola, qual è la tua strategia per recuperare la valigia? Pregare, implorarli in ginocchio tutti quanti quelli dello staff che trovo, tutti. Ma tipo c'hai un foglio sopra la valigia con su scritto il tuo nome, il tuo numero di telefono, qualche dato? Niente, è la valigia più anonima della storia, grigia, senza alcun segno particolare, proprio insulsa, proprio inutile. Io in questo momento letteralmente sto indossando le mutande di David. Bene Nicola, siamo arrivati in stazione. Buona fortuna. Grazie ragazzi, lanciate un'ascia anche per me. Pensatemi. Let's go valigia, sto arrivando a prenderti. Aspettami. È impazzito ancora. Andiamo a diventare dei veri uomini. Allora, siamo finiti in un posto proprio da lancio di asce. Assolutamente. Oddio santo. Oddio. Sembra proprio uno che lancia asce sto qua. Are you the gentleman for the axe throwing? Yes. Ci sta portando al poligono di tiro. Hatchets. Over here throwing knives, ninja axes. And over there, by the tree, yeah, you can see the double headed. Wow! Questo è un allenamento per diventare veri uomini. Mi raccomando ragazzi, voi a casa non fatelo, eh. Questa è la cosa più da bikini che farò in vita mia. Il vichingo! Ragazzi, sono gasatissimo, ce l'ho fatta, non ci credo. Vai, la vedo, dimostra a tutti che sei un vero uomo. Beccatevi sta vichingata. Ma cavolo! Pazzesco! Ragazzi, terrorizzatevi! No, noi sì che siamo dei veri vichinghi! Fermanno, vediamo se sei un vero vichingo. What? Cacchio! No! Cioè, questo è un trick shot palese! Fermanno, fai trick shot. Vediamo se la cosa che ho in mente funziona, non sto neanche a spiegarvela, guardate. Ragazzi, beccatevi questa roba.
Cioè, ragazzi, che effetto figo è venuto fuori, dai. Cioè, tu ti rendi conto? Tu puoi fermare il tempo con la Insta 360. Cioè, tu puoi fermare il tempo. Se anche voi volete una videocamera a 360 gradi come la Insta 360 X3, vi lasciamo un link sotto in descrizione e niente, continuiamo a lanciare Ash. Chissà in tutto questo Nicola dove è finito. No, esatto. Sono ufficialmente arrivato all'aeroporto, ora inizia la missione di recupero. Cioè, io mi rifiuto di andarmene via da qua senza le mie mutande. Cacchio, questa è la cosa da per i uomini. Altro che quella scelta. Zio, boh, vecchio, pesa un botto. Adesso è arrivato il momento definitivo. Questo definirà per sempre se sei o no un maschio alfa. Mamma mia, ragazzi. Wow. C'è lì che tira con una mano, vecchio. Porca vacca. Wow. No, nel buco, pazzesco. Sì, io sono un vero uomo. Oh, il primo colpo. Oddio. Cacchio. Hermano. Hai parato da me, hai parato, hai parato. Guarda qua che colpo. Mamma mia, ragazzi, guarda come si è impiantato. Questo è un vero uomo. Guarda come l'ha impiantata. Penso che Nicola stia facendo qualcosa di molto più noioso. Bad news, guys. Al momento non ho ottenuto alcun riscontro. In questo momento, devo dire la verità, le mie speranze sono davvero, davvero, davvero a terra. Adesso che siamo diventati dei veri uomini, è arrivato il momento di volare con il jetpack. Però prima dobbiamo andare a vedere cosa ha fatto Nicola in aeroporto. Secondo te l'ha trovata oppure no? Io spero di sì. Cioè, secondo me sì. Sono fiducioso. Anch'io sono fiducioso, sono fiducioso, ragazzi. Vediamo. Dovrebbe essere qua in zona. No! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Non ci credo! Ce l'ha fatta! Malizia! È qui con me, non la mollo più. Non te la fido più a te, bastardo. Sì, ho preso un treno. Sono venuto rimbalzato da tutti gli uffici qua dell'aeroporto. Ho preso un taxi per andare fuori città. E finalmente grande. Sì. Grande. Sì. Adesso nulla può più andare storto. Quindi andiamo ai jetpack. Che te faccio. Ci sono gli ombrelli ribaltati in questo paese, lo sapevi? C'è pure lo sbocco per strada qua. Guarda che bello. Oh, siamo in ritardo, ragazzi. Comunque la figata di avere una videocamera a 360 gradi in questo momento in macchina è che qualsiasi cosa accada io la registro. Cioè, in questo momento io sto registrando il parabrezza, David, Nicola, me, Ermanno, tutti quanti. Quindi metti caso David sbaglia strada o succede qualcosa che speriamo non accada, viene registrata. Siamo nel nulla. Cioè, stiamo andando tipo nell'area 51. Ma cos'è? Ragazzi, dove siamo? Siamo dispersi nel nulla. Ma questa è una pista di automobili. Ma dove siamo, ragazzi? What's hibernating? Qua ci sono i pipistrelli. Ci sono i pipistrelli. Sai perché ci sono i pipistrelli? Perché qua viene Batman a fare le esercitazioni. C'è Melma, Mufa, ma cos'è? E dopo tutto questo viaggio era finalmente arrivato il momento di volare con i jetpack. Questi qua sono i jetpack. Cioè, porca vacca. Questa è la cosa più da Iron Man che abbiamo mai vista. L'istruttore ci ha detto che adesso praticamente ci fa una dimostrazione di come volare, quindi si mette il jetpack e c'hanno proprio l'attacco per la Insta 360 anche loro, vedi, hanno messo la videocamera qua. Poi un'altra figata della videocamera è che questo selfie stick nel video diventerà completamente invisibile, quindi sembrerà come se ci fosse un drone che lo segue, cioè figata. Oddio, senti che rumore. Oddio. Cioè, lo senti con le cuffie. No, c'è il fuoco! Ma che figata, vecchio! No! Oddio! No, ma io non ci credo! Sta volando! Porca vacca! Sta venendo di qua! Quanto cazzo è veloce! Assurdo! Che figo! E noi dovremmo usare questa roba! Wow! Ma dopo l'istruttore toccava a David. È lo zaino più pesante che abbia mai avuto in vita mia. Non ci credo, ragazzi, lo sto per fare davvero. Non ho mai visto David così concentrato in vita mia. Oh! Mi sembra molto, molto confuso. Mi sa che David non è un pilota provetto. No, mi sa che pesa troppo. Ma può pesare troppo che pesa 40 kg? Intendo, il jetpack pesa troppo per lui. Per me questa cosa è troppo pesante. Cioè, io dovrei tenere le robe così, ma non ci riesco. Tu, secondo me, ce la puoi fare. Forza il nome dei DF in cielo. Cioè, nel senso, è lì. Cioè,
Vabbè, vabbè, abbiamo capito. Oddio, ragazzi. Oddio, quanto pesa questa roba. 30 kg. Porca vacca. Ragazzi, sono Iron Man. Mi sento massiccio. Ragazzi, c'ho una caga pazzesca. Io scavo per lui. Oddio, santo, ragazzi. Oh, io non ho mai visto Fred così serio in tutta la mia vita. Guarda quanto è serio. Non l'ho mai visto. Oddio, stava volando. Però ha subito perso il controllo dopo 3 secondi. Devo dire che per fortuna è attaccato a un gancio là dietro, perché sennò secondo me si sarebbe già spiazzellato per terra. Chiaramente per arrivare al livello dell'istruttore ci vuole giusto un po' di esperienza. Dopo vari tentativi falliti però. Sto volando. Vai Fred. Oh mio Dio. Che figata. Stiamo bene, ragazzi, stiamo volando! Guardalo! Oh mio Dio! Totalmente fuori controllo, ma che figata! Oh Dio santo, ragazzi, stiamo volando, non ci credo! Oh, che figata! Posso dire che sembra quasi a penzoloni sulla corda. Porca vacca, che esperienza, no? Assurdo! Ragazzi, incredibile, sono riuscito a volare. Anch'io. Zitti tutti, ho volato. Ringraziamo Insta360 per averci dato l'opportunità di fare questa incredibile esperienza. Mi raccomando, se siete interessati anche voi a una videocamera a 360 gradi, vi lasciamo il link sotto in descrizione. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!